Partiamo dal dato più importante. Ci sono 4 milioni di euro di finanziamenti, di fondi per le aziende agricole, ma anche per altri progetti sempre inerenti allo sviluppo dell'agricoltura. Sì, questa è una bella tappa. Questi sono i fondi a disposizione del gruppo di azione locale che noi ci abbiamo lavorato come regione. Noi come regione abbiamo fortemente voluto che tutta la regione Calabria poteva usufruire dei GAL, perché nella scorsa programmazione la macchia di Calabria c'erano alcune zone che i GAL non esistevano, quindi molte aziende non potevano avere la possibilità di sviluppo. Questi sono dei finanziamenti che sono rivolti maggiormente alle micro aziende, alle piccole aziende. E se chi conosce il territorio nostro calabrese, noi la media è di 5 ettari e su questo noi ci puntiamo, pure perché nelle scorse programmazioni dei GAL, ogni GAL dove operava ha finanziato oltre 100 attività, nuove attività sono nate e finanziate che oggi sono la maggior parte delle realtà di rilievo. Il GAL Riviera dei Cedri, ma anche quello Valle Crati, sono due GAL che si sono impegnati parecchio per dare le corrette informazioni poi ai cittadini e anche agli imprenditori. Lì abbiamo messo proprio, lei ha nominato due GAL, uno che è quello di Medio Valle Crati, che è storico, è operato da anni, e l'altro quello di Riviera dei Cedri, che negli ultimi 20 anni lì non c'era un GAL. E noi lì come regione io ho fortemente voluto che in quel territorio ci sarebbe insediato un GAL per dare la possibilità, specialmente nell'alto Tirreno Cosentino, dove ci sono le micro aziende, di poter sviluppare un po' lì l'agricoltura. D'altronde il GAL Medio Valle Crati insegna che nella Media Valle Crati, grazie ai finanziamenti che è dato nella scorsa programmazione, sono nate delle realtà importanti di vivaismo, sono nate una realtà importante come la filiera del fico. Speriamo che lo stesso risultato si abbia anche sull'Alto Tirreno Cosentino. Ma io sono molto fiducioso che i GAL sono andati in sintonia, si sta lavorando, al di là delle aspettative che si diceva che eravamo in ritardo sui GAL, sulla scelta che aveva fatto la Calabria, ma tutti i GAL calabresi sono in questo periodo, stanno partendo contemporaneamente con i bandi.